che sono nemmeno qua, non è che possiamo. Buongiorno. Ragazzi, dobbiamo fare il fuoco. Vai. Adesso iniziamo, ci siamo. Maurizio, puoi passarla? Chi vuole iniziare? Perdono. No, niente, niente, sono credo. Aspetta, che il mista per qualcuno. No, no. Fossero questi i problemi. Ok. Ho sentito un boom nell'orecchio. Attenzione, per favore, accomodatevi, grazie. Bene, chi vuol farla prima? Vai, Claudia. Quindi Claudia, prendi il microfono per favore, così. Ah, eh sì, questi fai tutto completo. Allora, se ha detto poc'anzi, fossero questi i problemi, perché quali problemi c'è? No, era una battuta questa, è cascato il microfono, niente di che. Beh, i problemi ci sono sempre, anche quando le cose sono super arrodate, quindi figuriamoci. E anche perché comunque bisogna stare sempre sul pezzo, guai a, come si dice, a pensare o a credere che tutto sia facile, che tutto fili liscio. C'è sempre qualcosina comunque che ti disturba. Ma questa era solo una battuta, però. Vi chiedo se questa settimana anche l'allenatore ha detto vai anche lo psicologo. Ma beh, fa parte comunque, rientra nei compiti dell'allenatore anche questa piccola parte, perché dopo sennò gli psicologi si arrabbiano se sentono una cosa del genere. Vedi, lei è una psicologa e si arrabbia. Quindi non vogliamo assolutamente invadere il campo, però ce la fanno studiare al supercorso, quindi vuol dire che un pochino, almeno un'infarinatura dobbiamo averla. Eh sì, abbiamo parlato un po' con la squadra, abbiamo fatto due chiacchiere, è chiaro che i ragazzi sono molto dispiaciuti per il risultato, più che altro perché volevano regalare una bella soddisfazione alla gente che è venuta comunque in maniera massiccia, quindi ci tenevamo a fare questo. Non è accaduto, il calcio lo sapete meglio di me, va avanti, si riparte, si lavora cercando di poter migliorare sempre, di rimetterci in moto nella maniera più importante possibile, che è quella di fare un risultato pieno, insomma una vittoria. Ma l'ha dovuto fare con uno in particolare? Ma no, io parlo, sì, poi chiaro, se parla anche con qualcuno in particolare non ti dirò mai il nome, se è questo che faccio poi... Io con Fedele? Ma no, con Fedele ci ho parlato anche, l'ho detto anche pubblicamente, insomma l'ho tranquillizzato, ma sono stati molto bravi i tifosi, secondo me sono venuti qui a rincuorarlo, hanno fatto veramente un gesto di grande... rara una cosa del genere, ho visto proprio una buona rappresentanza della curva, che poi è la parte più calda della tifoseria, sono venuti a dare una pacca sulla spalla a Fedele e credo che la cosa gli sia molto servita, perché il ragazzo in effetti i primi giorni era molto dispiaciuto e questo è stato un gesto notevole secondo me, che dimostra insomma quanto amore c'è poi da parte dei tifosi nei confronti della squadra, ma c'è anche in maniera equilibrata, insomma, perché è stata una cosa veramente positiva questa. Maurizio. Mister, quando un allenatore arriva in un sì. posto nuovo, soprattutto in corsa, si fa un'idea guardando le partite in TV, sentendo sì. un po' le persone. Ora è passata più di 10 giorni, più o meno, quando è arrivato, c'è stata una partita. Rispetto all'idea che si era fatto quando è arrivato a Bari, la sua idea dopo una partita e 10 giorni di lavoro è cambiata, è meglio, è peggio? Ma guarda, l'idea che ti fai guardando le partite in TV è una cosa, poi l'idea che hai quando il materiale ce l'hai sotto mano è completamente diversa, te lo posso assicurare, anche se poi la TV può essere indicativa, però poi noi è normale, siamo uno staff che lavora molto, per cui i giocatori poi li testi, comunque fai delle valutazioni più oggettive onestamente, quindi dobbiamo lavorare. Ora non mi va di entrare per i motivi che vi dicevo la scorsa settimana e anche nel pre-gara, non mi va di... nel post gara, scusate, non mi va di entrare nel particolare perché sembra comunque stare sempre a fare questa sorta di parallelismo con chi c'era prima e chi c'era dopo, che a me non mi piace. Noi dobbiamo lavorare, ma se domenica avessimo vinto 3-0 sarebbe stato, io avrei detto le stesse cose, e se comunque facciamo una striscia di 5, 6, 7 vittorie di fila, ci sia sempre da lavorare, perché noi non è che siamo uno di qui. Bari è una città bellissima, stupenda, Bari Vecchia è una cosa favolosa, si mangia benissimo, però queste sono cose che noi non è che siamo venuti qua per questo, noi siamo venuti per stare qui e lavorare, e poi ci sono anche, poi lavorare in un posto così bello è ancora meglio, però noi dobbiamo lavorare sempre. Più genericamente si discostava molto o poco dall'idea? C'è da lavorare, dai, cioè, dobbiamo lavorare sull'aspetto psicologico di qualche ragazzo che magari, Bari è una piazza particolare nel senso che è una piazza grande, è
tipo Napoli, tipo Roma, tipo sono piazze insomma esigenti, sono piazze dove quando sono pochi sono 20.000, capito? Quindi il rumoreggiare di una tribuna a Bari non è come il rumoreggiare di una tribuna in un altro posto senza fare nomi. È normale che aumentano le pressioni, però giocare a Bari è gradevole, cioè fa curriculum, è prestigioso, ti fa crescere come calciatore, ti fa crescere anche come allenatore. Quindi sono tante le dinamiche che devi affrontare se vieni in una piazza come questa. Poi è normale, ci sono i giocatori più giovani che vanno salvaguardati da questo tipo d'aspetto, vanno fatti crescere, vanno aiutati, e appunto, come dicevo con lei, insomma, c'è un discorso anche di parlare, di confrontarsi. Però noi ce la dobbiamo togliere sta sorta di eventuale, se c'è in qualcuno in maniera più spiccata, paura, perché ripeto, giocare qui fa crescere, è prestigioso, quindi dobbiamo abituarci a giocare con le pressioni, fa parte del gioco, scusate il gioco di parole. Pasquale e poi Antonio. Buongiorno. La sensazione, vedendo la partita di domenica, è che forse la squadra sia un po' diciamo calata fisicamente. Lei già da lunedì, da martedì, ha messo sotto l'occhio i suoi, dividendo la squadra in gruppi diversi a seconda delle varie esigenze. Ritiene che sia già possibile vedere dei risultati in questo senso, oppure ci vuole tempo? No, perché... Allora, al di là che io poi divido, io lo faccio sempre quello lì, non vorrei che il lavoro che faccio io è sempre lo stesso, non è che sto facendo cose estremamente diverse rispetto a quelle che facevo in passato in altri club dove ho allenato. È una metodologia questa, facciamo così. Noi, per quello che riguarda la nostra idea, che è la mia di idea ed è quella del preparatore, che è comune comunque, vorremmo aumentare l'intensità dell'allenamento. Questo è il lavoro, è la cosa sulla quale stiamo lavorando, non che perché prima non lo erano, noi vogliamo fare un determinato tipo di lavoro che richiede grande intensità, però non è che possiamo ora fare subito, non possiamo cambiare in maniera drastica una metodologia di lavoro, altrimenti faremo più danni che benefici. Dobbiamo fare le cose con molto equilibrio, magari inserendo di settimana in settimana delle piccole punture di questo tipo di lavoro che noi insomma prediligiamo, non possiamo fare, non possiamo capovolgere il tutto. Però al di là dell'aspetto fisico e del lavoro che vorremmo andare a fare noi, c'è anche poi, questo va di pari passo con il discorso poi mentale, perché bisogna essere anche bravi a cogliere cioè dove finisce una cosa e inizia l'altra. Quindi stiamo lavorando su questo, ma non è che siamo venuti qui a stravolgere il lavoro che era stato fatto prima, perché ripeto, a mio avviso la partita, per esempio, se andiamo ad analizzare la partita di Latina, che è l'ultima giocata fuori casa, era stato fatto un primo tempo sottotono, ma nel secondo tempo la squadra aveva reagito, aveva fatto delle cose discrete. Invece se andiamo a guardare domenica è successo l'opposto, è stato un primo tempo brillante secondo me, lo dicono anche i report tra le altre cose, e nel secondo tempo siamo un po' calati. Però poi, se ricordate bene la partita, dopo il gol del pareggio c'è stata una reazione immediata, tant'è vero che potevamo forse con un po' di fortuna fare anche gol quando Furlan quella palla non l'ha calciata bene al volo. Quindi significa che poi la squadra ci ha avuto una sorta di reazione. Quindi ecco, dobbiamo andare a lavorare su questi aspetti qua, capire bene la testa e capire bene il fisico riguardo a quello che noi chiediamo alla squadra. Ripeto, perché per me il lavoro che è stato fatto prima era giusto, ora pensiamo al nostro. Mi sei poi una parte di un'altra domanda. Con il capodimobile, sì. Cioè l'utilizzo del 4-3-3, non ritiene che magari servirebbe un centrocampista con caratteristiche diverse? Magari con... Ma io ritengo tante cose, però adesso ho deciso di giocare così, e nei compiti dell'allenatore c'è anche quello di adattarsi a quello che la squadra ha. Io credo che in questa maniera, a parte che, apro una parentesi, non ci fossilizziamo sul sistema di gioco, perché noi da qui al 29 di dicembre, perché giocheremo in anticipo, da qui al 29 di dicembre dovremo essere bravi, se ce ne sarà bisogno, a cambiare anche pelle, perché in questo momento abbiamo qualche difficoltà, e per sopperire a queste difficoltà potremmo passare anche per dei cambi di sistema di gioco di domenica in domenica, a partita in corso, cioè non... senza stare a guardare troppo sta cosa qui, perché poi alla fine quando cambi, cambi troppo, se non cambi, non cambi mai. Se è uno, se fossilizza su un sistema di gioco, non ne fa altri. Quando magari cambia, ma questo cambia sempre. Io vi posso garantire che i giocatori oggi
livello tattico sono abbastanza duttili, per cui possono cambiare il sistema di gioco anche in funzione delle esigenze del momento. E quindi non è detto che in corsa, ora stiamo lavorando con questo 4-3-3, perché credo che questa squadra possa fare il 4-3-3, perché credo che i centrocampisti, per quello che mi riguarda, forse possono fare meglio questo tipo di sistema di gioco. E poi vedremo se magari la prossima partita ci metteremo in un'altra maniera. Per cui l'ho detto anche alla squadra, adesso dobbiamo essere pronti a tutto e non starci a fossilizzare troppo su un sistema di gioco piuttosto che su un altro. Potremmo anche rifare questo 4-4-2 che era partito, con il quale insomma il Bari ha sempre giocato in queste prime gare, non è detto. Ora vedremo. Dobbiamo essere pronti a tutti, perché noi dobbiamo fare più punti possibile adesso. Antonio? Allora, dopo aver fatto lo scopo, una settimana di lavoro in più, quanto è servita sul piano tecnico-tattico? Beh, abbiamo lavorato su alcuni, abbiamo ripassato quei concetti che già avevamo messo dentro la scorsa settimana, li abbiamo ripassati, stiamo cercando insomma di togliere un po' anche di paura di giocare alla squadra, di cercare magari di fraseggiare di più, di essere un po' più puliti nel gioco, di sbagliare, di diminuire questo tasso, io lo chiamo il tasso di mortalità, questo coefficiente d'errore, insomma, perché ogni volta che perdi palla poi sei costretto a correre, e se c'è una cosa che i giocatori odiano è correre all'indietro, mentre invece correre avanti ci riescono tutti. Per cui stiamo lavorando su alcuni aspetti, ripeto, però non è che lo dico perché voglio mettere l'alibi, tu mi conosci, a me l'alibi me ne frega niente. È perché purtroppo è la realtà, insomma, ci vuole un pochino di tempo, ci vuole un attimino di pazienza. Cosa ha chiarito? Cosa ha chiarito? Che l'avevi appena vista? No, ma la squadra secondo me ha delle possibilità per fare quello che io immaginavo. È chiaro che ora siamo in un momento dove a livello generale c'è depressione, c'è un po' di scoramento, e allora è normale che la squadra respira quest'aria. Però io gli ho fatto capire che per respirare un'aria diversa dobbiamo ricominciare a mettere in moto sta macchina in maniera continua. Ma il pareggio con lo Spezia, tra le altre cose, perché arriva in questo momento, ma non è un brutto risultato, perché comunque lo Spezia è una squadra che parte per fare lo stesso tipo di campionato del Frosinone, del Bari, del Verona, è una squadra insomma collaudata, per cui un pareggio in casa con lo Spezia, voglio dire, alla fine è un risultato che ci può anche stare, e che purtroppo arriva in un momento dove c'era un po' di, come ho detto prima, un po' di sfiducia, un po' di depressione, si veniva da una sconfitta un po' così a Latina, allora è chiaro che il pareggio con lo Spezia sembra negatombe, invece ci può stare il pareggio con lo Spezia, tu lo sai, insomma. Se poi arriva una vittoria, è bravissimo, è chiaro che tra le altre cose una partita che, seppur vero che nel secondo tempo hai sofferto perché sei stato prevalentemente nella tua metà campo, però insomma tutto sommato tutti questi rischi, io, tutte queste parate da parte del nostro portiere, non è che l'ho vista, era una partita che credo senza l'infortunio sarebbe finita probabilmente 1-0 per noi. Senti, dopo aver ereditato la panchina, sì, tu hai ereditato anche alcune situazioni, che un po' di giocatori da recuperare, Fedato, Martino, Furlan, qualche mio collega felicemente ne hanno mente le ali spezzate. Ci sono dei giocatori, anche Ivan, che è un grande giocatore, sì, ora è fortunato, tu non l'hai sì, visto. Sì. Beh, il momento è un po' così perché c'è anche qualche giocatore a mezzo servizio, Ivan è infortunato, Fedato c'è un problema, sì. Si è allenato fino a ieri con, un, Martino, con una protezione. Martino glielo ho spiegato, io non c'ho problemi, con quei giocatori sono abbastanza chiaro. È chiaro che da un giocatore come Martino, che ha secondo me delle qualità tecniche elevate, bisogna fare un lavoro probabilmente con lui anche a livello un po' di testa, un po' psicologico, perché credo che abbia le qualità per fare molto di più di quello che magari ha fatto finora, anche se poi finora non è che abbia avuto grandissimo spazio, però lo spazio un giocatore se lo deve guadagnare con prestazioni importanti, anche con entrando in corsa una ventina di minuti, mezz'ora. Nella mia filosofia credo che, perlomeno quello che penso io, a volte è più importante un giocatore un quarto d'ora che uno che gioca 90 minuti e vivaccia. Quindi un quarto d'ora può essere tanto utile per le sorti della squadra, ma poi utile anche per le sorti del giocatore stesso, perché comunque dai segnali di ripresa e ti puoi mettere in forte discussione. Ora Martino non è che ha fatto male quando è entrato, però io quando un giocatore entra in corsa mi aspetto tanto di più. Senti, anche Furlan, per esempio, aveva confessato che lui in alternanza giocava in maniera diversa. Beh no, Furlan ha giocato anche con questo sistema di gioco, specialmente l'anno scorso, perché è chiaro che prima io di solitamente adatto il sistema di gioco a quelle che sono le caratteristiche della squadra, non sono integralista, perché in carriera, insomma, sarà perché sono vecchio ormai sono passati gli anni, i sistemi di gioco li ho fatti tutti. Furlan è un giocatore che nel 4-3-3 ci ha giocato spesso, anche l'anno scorso a Terni
me lo ha detto, così come ha giocato nel 4-4-2. Insomma, Forlan è un giocatore che parte esterno, ma Forlan è un giocatore che sicuramente vedremo in campo, vedremo presto in campo, e quindi dipende sempre da loro. Io non, lo sapete, io non regalo nulla a nessuno, chi mi dà e mi dimostra di poter giocare, io lo faccio giocare, non c'è problema. Cristian? Sì, visto chi ne è stati la squadra più difficile da valutare in questo momento, la classica squadra di Serie B, fisica, rognosa, anche sul piano proprio della cattiveria della Dritte. Beh, il Carpi è una squadra che intanto ha uno zoccolo duro di giocatori che si conosce da parecchio tempo, compreso l'allenatore, che è un mio caro amico ed è una persona che stimo, quindi so benissimo qual è la loro filosofia. È una squadra, come dicevi appunto tu poc'anzi, una squadra che è fisica, una squadra che ha giocatori importanti che l'anno scorso comunque in Serie A hanno fatto alla fine, pur retrocedendo, hanno tenuto vivo il campionato fino all'ultima giornata. Quindi è una squadra che i numeri dicono che va meglio fuori casa che piuttosto che nelle mura amiche, quindi ci sarà da soffrire anche domani, ma come ci sarà da soffrire sempre ogni domenica, perché qui i risultati scontati non ce ne sono sicuramente, specialmente nel nostro campionato. Vai Paolo. Salve mister, negli ultimi anni e anche in questa stagione l'impressione è che il Bari abbia sempre un po' sofferto in relazione all'equilibrio dei vari reparti tra le due fasi. Le chiedo se qual è insomma la ricetta per trovare l'equilibrio giusto al di là del nuovo del 4-3-3, visto che dobbiamo abituarci a vedere un centrocampo robusto proprio per la questione dell'equilibrio di cui parlavamo. Ma guarda, il discorso dell'equilibrio, sì, poi l'equilibrio è una parola poi. Noi domenica per esempio abbiamo un aspetto, voi probabilmente non so se lo avete colto, abbiamo fatto l'attacco alla porta sempre con 4-5 giocatori, questa è una cosa determinante per fare gol. Poi non siamo riusciti magari a concludere perché ci sono anche gli avversari, però se voi andate a riguardare, specialmente nel secondo tempo, no, perché ci siamo mai arrivati, però nel primo tempo sì, tutte le volte che siamo arrivati negli ultimi 20 metri eravamo sempre 4-5 giocatori a attaccare la porta. E sono tanti, vi posso garantire che sono tanti. È chiaro che dopo, se fai un attacco alla porta così e non riesci a concludere, è normale che qualcosa a livello di equilibrio perdi, perché se 4-5 attaccano la porta, poi di movimento ne rimangono 5. Quindi poi con gli altri devi essere bravo a lavorare preventivamente e a non mettere nelle condizioni la squadra avversaria di ripartire. Però questo è un aspetto che abbiamo fatto molto bene e non dobbiamo perderlo, perché con più giocatori attacchi la porta e più possibilità ci sono di fare gol. E poi è chiaro, dobbiamo essere bravi dal punto di vista del lavoro preventivo e dell'equilibrio. Secondo me a un certo punto ci siamo un po' spezzati, eravamo forse un po' troppo lunghi. Nel secondo tempo non eravamo lunghi, ma non riuscivamo a ripartire. O meglio, nel secondo tempo ci siamo difesi un po' bassi negli ultimi 30-40 metri e non avevamo, a mio avviso, non abbiamo avuto gamba per ripartire, ma spesso abbiamo sbagliato anche la giocata per poter ripartire, perché, e quindi dobbiamo migliorare in questi concetti. Credo che quando avremo raggiunto insomma questo tipo di mentalità, a lavorare bene, a fare bene un attacco alla porta e un lavoro preventivo, o comunque anche a lavorare un po' più bassi come è successo domenica, ma poi avere prontezza, giocata e gamba per poter allungarci, sicuramente gran parte dei problemi li avremo risolti. In maniera sintetica, la scorsa settimana aveva chiesto prima della partita quello tre cose dal mio pari: aggressività, intensità e velocità. L'aggressività l'abbiamo vista sì, in primo tempo, sì. Domani cosa chiede? Uguale, magari con un minutaggio più lungo, però quello sì, insomma, credo che, ripeto, la Serie B è questa, insomma, se hai grande aggressività, se hai ritmo e dei giocatori di qualità, e il Bari qualche giocatore di qualità ce l'ha onestamente, poi è più normale, è più facile portare a casa il risultato. È chiaro che ora la partita di domani la affronti con una squadra che è pari a te, insomma, come valore singolo dei giocatori, come valore di squadra. Quindi sarà una partita molto equilibrata, dovremo stare molto attenti, perché è una squadra che se gli lascia molto campo ti ammazza, però al tempo stesso non dobbiamo abbassarci troppo, perché a me poi la squadra troppo bassa non piace. Comunque qualsiasi cosa avverrà domani, qualsiasi quello che verrà fuori da sta gara, quello che si prospetterà, non lo sappiamo. Dovremo essere pronti a tutto, a fare tutto bene, perché ripeto, la partita vive di varie dinamiche e di vari sviluppi. Ci sono dei momenti che sei incudine e dei momenti che sei martello. Quando sei incudine devi essere bravo a essere incudine, a non regalare nulla, a non concedere nulla, aspettare che cambi l'inerzia, e poi le partite sono così, un momento è un momento, specialmente un momento è un momento. In Serie A magari è diverso, perché se giochi con la Juve ti metti là 90 minuti e stai lì 90 minuti ficcato dentro e devi solo soffrire. In Serie B è molto diversa, la partita vive di momenti. Questi giorni qualcuno l'ha definito un sergente di ferro, ma rispetto no. Al suo modo di lavorare, lei si sente un sergente? No, io non mi sento affatto un sergente di latta. Io ho poche cose ma chiare, mi piacciono le regole, non mi piacciono
le cose fatte con superficialità. C'è un tempo per lavorare sodo, c'è il tempo di lavorare sodo e poi c'è anche il tempo di staccare la spina, di stare sereni. È chiaro che se fai sto lavoro, alleni 26 ragazzi con sfaccettature caratteriali diverse, a mio avviso vanno messe dei paletti e vanno messe delle regole, anche perché se poi le cose vanno male non è che vanno via loro, va via sempre l'allenatore. Allora se io mi devo fare del male, mi faccio del male con le mie di regole, e lì non si sgarra. Queste sono le regole, poche ma sicure. Poi nello spogliatoio c'è la radio, si scherza, si ride, c'è la battuta. Io credo che si può fare tutto sempre nei momenti giusti. Se questo significa poi essere sergente di ferro, non lo so se ero un sergente di ferro, però insomma Antonio mi conosce, insomma. Io, anzi, sono uno molto, molto aperto, la battuta mi piace molto, insomma, mi piace sdrammatizzare, per cui. Le ultime? Sì, mister, devo fare un passo indietro, magari toccando anche il tema che ha toccato la collega prima, no? Sì. Della psicologia, ma sì. Molto, ma no, ma è meglio risponde lei sul discorso, no, vabbè, che è psicologa, ha detto. No, mi ha comunque incuriosito fare questa domanda, facendo un passo indietro alla partita scorsa, sì, quando ha sostituito Federer. Sì. Ecco, in questi casi un tecnico deve pensare per qualche minuto che può rischiare di perdere un giocatore per fischi. Oppure ci sta, ecco, poi questo, ma no, coraggio che ha avuto lì. Fa parte del mondo, fa parte del gioco, fa parte, sono cose che uno deve mettere in preventivo, secondo me. Ma io Fedele già lo volevo cambiare un po' prima, dico la verità, anzi volevo cambiare Romizzi, se vogliamo andare proprio al nocciolo del discorso. Io volevo cambiare Romizzi perché era ammonito, siccome loro avevano messo dentro Piccolo che era un giocatore fresco, dico adesso Piccolo è un giocatore che salta l'uomo, magari Romizzi mi fa un altro fallo e lo butta fuori e rimaniamo in 10, per cui già stiamo soffrendo e rimaniamo. Poi c'erano sia Vagliani che Fedele che erano entrambi in grandi difficoltà, secondo me. I mezzali comunque nel nostro sistema di gioco sono dei giocatori che devono fare tanto campo. Ho tolto Vagliani solo esclusivamente perché dico, su palla inattiva ci hanno centimetri, Fedele mi può aiutare di più. Vi dico anche le motivazioni, che a volte sai, uno, voi dopo, voi chi vi sente, ah guarda che cambio che ha fatto, no, i cambi in 30 secondi fai sta scelta, la scelta era dettata da suo motivo. Se lo sapevo prima magari toglievo Fedele, se sapevo che andava a finire così, però sai, non lo potevo sapere prima, e le scelte sono state fatte in funzione di questa cosa qui. Poi Fedele l'ho tolto perché onestamente era in quel momento era molto down, e allora ho preferito toglierlo per non metterlo in ulteriori difficoltà. Sì, volevo sapere, ecco, se a distanza di una settimana se ha avuto qualche indicazione in più circa questi cambi all'interno della gara, no? Di un bar altalenante. Ma domenica non è stata molto altalenante, è stata proprio secca, un tempo. Magari altalenante, puoi pensare che sono 20 minuti, invece no, è stata proprio secca la partita, un tempo loro, un tempo noi, primo tempo più equilibrato, ripeto, la squadra era una squadra molto difficile da affrontare, la Spezia non è l'ultima arrivata, però secondo me il primo tempo abbiamo fatto bene, nonostante stessimo insieme solo da una settimana, e devo dire che la squadra ha fatto bene. Prego. Mister, buongiorno. Mi volevo riallacciare un secondo a quanto aveva detto ieri De Luca in conferenza stampa, dove lui comunque ha affermato, insomma, che rispetto agli ultimi anni in Serie A, dove tra l'altro è stato suo allenatore, le motivazioni, forse anche un po' l'entusiasmo, sia venuto meno. A chi? A me? No, a lui. Ah. Volevo chiedere, quindi, dato che ha modo di ritrovarlo, di lavorarci di nuovo, nuovamente su, come e in che modo si può rilanciare un giocatore come Io intanto a Peppe gli dico che gli conviene che questo entusiasmo gli ritorni presto. Ho letto in intervista. Meglio che gli ritorni presto l'entusiasmo a Peppe, così siamo tutti più contenti. E altro non c'ho da dire, lui lo sa come la penso, è già stato con me, per cui ha giocato, ha fatto i soldi in Serie A, insomma, per cui Peppe mi conosce molto bene. È un ragazzo a cui sono legato, al quale voglio bene, però lui lo sa come la penso, per cui questo entusiasmo facesse presto a farselo tornare, se è possibile anche in queste ore, perché domani c'è una partita, e anche una partita importante, per cui noi siccome confidiamo su tutti i giocatori, al di là di chi va dentro dall'inizio e di chi va dentro in corsa, quindi a Peppe lo esorto a ritrovare entusiasmo, perché deve darci una mano, perché è un giocatore importante, per cui confidiamo molto sul suo entusiasmo, oltre che sui suoi mezzi tecnici. Vai Leonardo. Sì, Presidente, visto che vorrei tornare un attimo sulla partita di sabato, perché arriva un Carpi che sa difendersi molto bene. Sì. Nelle ripartenze, c'è un Vignali che sta attraversando un ultimo momento insieme alla Sandic. Ecco, vorrei capire se lei pensa di utilizzare gli stessi interpreti di domenica scorsa oppure
guarda, qualcosa cambiamo perché siamo costretti, visto e considerato che Di Cesare non farà parte della gara, quindi già lì qualcosa c'è un cambio forzato. E cambieremo qualcosa anche a centrocampo, però poi in linea di massima siamo in alcuni ruoli siamo questi. Io tra le altre cose Capradossi per esempio non l'ho mai visto, sto qui da 2 settimane, però con Capradossi ho fatto 2 allenamenti perché ha avuto gli impegni con la nazionale, esatto, per cui l'ho visto pochissimo, così come ho visto pochissimo l'altro ragazzo Scalera. Ci abbiamo poi dei giocatori fuori per infortunio, per cui le scelte non si discosteranno molto da quelle che erano quelle della scorsa settimana, però qualcosa cambieremo, come dicevo. Di Cesare è forzata la scelta perché ha un problema fisico e a centrocampo probabilmente faremo un cambio. Michele, l'ultima, sì, grazie. Sì, visto, sono stato io a dare un'occhiata, sì, sono i ragazzi esercitarsi sui calci da fermo fino, insomma, anche oltre, sì, l'allenamento. Le chiedevo questo, se lei ha, diciamo, chiesto espressamente alla squadra di curare in modo particolare anche i calci da fermo, le azioni da calcio da fermo per completare. Beh, quello è un fondamentale che va allenato. Io non è che il venerdì lo alleno sempre, sia il venerdì che il sabato mattina, quando poi proviamo le palle dell'allenamento. Quello, il venerdì vedrete sempre giocatori che si fermeranno a calciare le punizioni a mezz'oretta. Va tutto allenato qui, anche le palle native, anche i calci d'angolo e giocate, perché prima abbiamo fatto un lavoro tattico sul discorso dell'impostazione. Noi siamo qui per fare questo, non è che possiamo stare a guardare orologio. Se l'allenamento dura 2 ore, 2 ore e mezza, dobbiamo fare questo. Io dal suo punto di vista non sto mai a guardare i minuti. Lo so che era tardi, ma vabbè, la famo tardi, tanto che dobbiamo fare. Vai, non c'è problema. Possiamo? Vai. Allora, prima Maurizio e poi... Sì, una domanda su Maniero. Sì. Sappiamo che Maniero è uno dei giocatori più importanti di questa squadra, non fosse altro per il suo ruolo in campo. Lui viene da un periodo in cui non ha giocato molto per infortunio. Sì. Nell'ultima partita si è visto un bel po' in difficoltà. Volevo capire se questa flessione fosse, secondo lei, dovuta ai postumi di infortunio o se è una fase di calo. È chiaro che è un giocatore che ha avuto un inizio di campionato un po' tortuoso, no? C'è avuto qualche problema fisico, è stato fermo e quindi non ha potuto sicuramente entrare in una condizione ottimale per potersi esprimere come voi sapete che lui può esprimersi, perché in maniera è un giocatore importante per noi. Dobbiamo avere un po' di pazienza e condizionarlo bene, perché è chiaro che l'infortunio che ha patito, insomma, in corso di campionato gli ha sicuramente rallentato il processo di crescita. Sta bene. Adesso sta bene fisicamente, cioè non c'ha nulla a livello, però è chiaro che deve crescere un po' come condizione, tutto qua. Vai Luca. Salve mister, una curiosità rapidissima, sì, sul centrale di difesa, ha detto che Carlossi non l'ha mai visto giocare, sì, quindi... No, non l'ho mai visto giocare qui, cioè lo conosco, so chi non è, però esatto, io vorrei guardare. Saremo quindi tutti a Tonucci, Cassani può essere un'opzione oppure... Cassani in una difesa a 4 secondo me non è, per caratteristiche non rientra nei due centrali di difesa, magari se giochi con una difesa a 3, un ruolo che negli ultimi anni ha ricoperto, lo puoi anche impiegare in quel ruolo, però nei due difensori onestamente no. Mi fai i trabocchetti per sapere la formazione, eh? No, in attacco no, onestamente no. Bisogna dare anche un po' di continuità, perché sennò sembra che la partita di domenica è stata una negatomba. Invece la partita di domenica, guarda, fidatevi, io l'ho rivista, perché poi vi do un consiglio. Voi chiaramente non lo potete fare, perché non è che c'è da perdere tempo a ripetere le partite del Bari. Dici, già sono stato male la domenica, ma poi sta male pure lunedì. Però se la riguardi poi la partita, onestamente, senza il pathos, senza il nervosismo del momento, è molto diversa, fidatevi. Allora magari pensi, dici, mazza, quello lì, pensavo che aveva fatto una partita di M punti, invece no, tutto sommato ha fatto una buona gara. I giudizi non è che sono completamente... Però a volte, guarda, trovi delle... Dici, pensavi, ma onestamente, io devo dire, il primo tempo, per esempio, dal campo, pensavo avessimo sofferto un po' di più, devo dire la verità. Invece l'ho rivista poi bene, attentamente, in DVD, e devo dire che abbiamo fatto veramente un buon primo tempo. Ripeto, contro una squadra molto scorbutica, perché veramente lo Spezia è una squadra scorbutica che tra le altre cose ha fatto la partita su noi, perché loro non hanno cambiato il sistema di gioco, si sono messi col trequartista per andare fastidio a Romizzi. Abbiamo fatto molto bene, dobbiamo migliorare, come vi dicevo, dopo la gara il secondo tempo, lì dobbiamo essere un po' più bravi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Centrocampo Antonio.